Bene, direi di iniziare. Diamo il via alla seduta del Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario, così fa l'appello e procediamo. Buongiorno a tutti. Allora, il sindaco è presente. Pozzo, presente. Graziano, presente. Germano, presente. Paolino. Scalese, presente. Cortese, Poco. Gallo Lassere, presente. Agostini, presente. Morutto, allora, risultano assente due consiglieri su 11 assegnati, sindaco compreso, quindi la seduta è andata. Partiamo dal primo punto, approvazione del verbale seduta precedente, come di prassi di solito si usa. La seduta era relativa al 15 gennaio di quest'anno, 2024. In quella seduta il Consiglio Comunale aveva proceduto ad approvare il bilancio di previsione e quindi do lettura di tutti i verbali, l'oggetto di tutti i verbali che sono stati approvati in quella seduta. E poi c'erano ancora tre deliberazioni che riguardano la l'oggetto di oggi. Preventivamente il Consiglio Comunale in quella seduta con il verbale numero 12 aveva proceduto al conferimento della cittadinanza benemerita alla signora Lidia Maximo Moniz, giusto? Giusto? Ok? In quell'occasione, con questo verbale, nel dispositivo di quella deliberazione, do lettura, sindaco, do lettura, ok. Il testo del dispositivo della deliberazione numero 12 recitava di concedere la cittadinanza benemerita ad unanimità di voti favorevoli in quel momento che erano presenti, 11 consiglieri su 11 assegnati sindaco compreso, di concedere la cittadinanza benemerita del comune di Insegna alla signora Lidia Maximovic, così come previsto dal regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita per le seguenti motivazioni, virgolette, la storia di Lidia Maximovic, quella di una sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e attiva testimone dell'Olocausto, è un simbolo potente di resilienza e coraggio. La sua esperienza nei terribili anni trascorsi come cavia nelle mani del dottor Mengele e la sua missione di raccontare questi orrori al mondo sono fonte di profonda ispirazione. L'impegno della signora Maximovic nel trasmettere la memoria dell'Olocausto, la sua storia personale raccontata nel docufilm 7072 La bambina che non sapeva odiare, hanno toccato profondamente non solo la nostra comunità, ma persone di tutto il mondo. Il suo lavoro è un prezioso contributo alla memoria collettiva e all'educazione delle nuove generazioni. In quella stessa deliberazione era stato dato atto che il conferimento della stessa doveva avvenire con cerimonia ufficiale programmata per oggi, 2 febbraio 2024. La delibera era stata resa immediatamente eseguibile, pertanto si è proceduta in data odierna a questo referendum. Quindi non è oggetto di voto perché è già stata votata in sede. Era stata già votata perché il regolamento prevede due passaggi: il primo conferimento ufficiale con deliberazione di consiglio comunale e poi
in questa successivamente la cerimonia, sempre alla presenza di tutti i consiglieri comunali. L'altra deliberazione era la numero 13, che recava l'oggetto conferimento della cittadinanza onoraria al signor Enrico Peruschi. Anche in questo caso, nel dispositivo della deliberazione, sempre all'unanimità di voti favorevoli in quel momento, 11 presenti, 11 assegnati, deliberava il Consiglio Comunale di Ozegno di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Ozegno, signor Peruschi, Enrico Peruschi, così come previsto dal vigente regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita, per le seguenti motivazioni. La partecipazione del signor Enrico Peruschi alla trasmissione Drive-In, che ha rivoluzionato il panorama televisivo italiano nel 1983, il suo intervento straordinario dell'interpretazione della voce narrante del docufilm 70072, La bambina che non sapeva odiare, uno straordinario progetto realizzato per onorare e ricordare la storia di Lidia Maximovic, attiva testimone dell'Olocausto, hanno contribuito a diffondere la cultura, l'arte e l'aggregazione sociale. La sua performance, insieme alla signora Margherita Fumero, nel documentario che ha accompagnato il libro di successo internazionale, ha ulteriormente consolidato questo importante legame. Il riconoscimento del suo straordinario contributo artistico è di ispirazione per la nostra comunità e per le future generazioni. Anche in questo caso si deliberava di conferire allo stesso Enrico Peruschi con cerimonia ufficiale programmata in data di oggi. L'ultima deliberazione che riguardava sempre il conferimento di cittadinanza onoraria era la numero 14, recava l'oggetto conferimento della cittadinanza onoraria alla signora Margherita Fumero, anche in questo caso con un'unanimità di voti favorevoli, 11 presenti su 11 assegnati, si deliberava di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Ozegno alla signora Margherita Fumero, così come previsto dal vigente regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita per le seguenti motivazioni. Virgolette, la partecipazione della signora Margherita Fumero alla trasmissione Drive-In, che ha rivoluzionato il panorama televisivo italiano nel 1983, e il suo intervento straordinario nell'interpretazione della voce della protagonista del docufilm 70072, La bambina che non sapeva odiare, uno straordinario progetto realizzato per onorare e ricordare la storia di Lidia Maximovic, attiva del Senato dell'Olocausto, hanno contribuito a diffondere la cultura, l'arte, l'aggregazione sociale delle tradizioni piemontesi che portano il nostro canavese all'attenzione del pubblico internazionale. La sua performance insieme al signor Enrico Peruschi nel documentario che ha accompagnato il libro di successo internazionale ha ulteriormente consolidato questo importante legame. La signora Fumero ha già onorato il nostro municipio con la sua presenza in due occasioni passate, questo ha reso tali visite momenti di grande importanza e ha consolidato ancora più il legame speciale con la nostra comunità. Il riconoscimento del suo lavoro è di ispirazione per la nostra comunità e per le future generazioni. Anche in questo caso veniva dato atto che la cerimonia ufficiale era programmata per oggi. 2 febbraio 2024. Questo è quanto. Poi c'era l'ultima deliberazione che aveva comunicazione del sindaco. Quindi procediamo con la consegna della cittadinanza onoraria a Margherita Fumero. Le dà lettura il vice sindaco. Comune di Ozegno, il sindaco, alla presenza del Consiglio Comunale, con sentimenti di profonda gratitudine, conferisce la cittadinanza onoraria alla signora Margherita Fumero,
in riconoscimento del suo eccezionale contributo nell'ambito delle arti e scienze e della sua dedizione alla promozione della cultura e delle tradizioni piemontesi. Con il suo talento e la sua passione, la signora Fumero ha arricchito il panorama artistico, ispirando generazioni e contribuendo significativamente alla realizzazione del docufilm 70.072, La bambina che non sapeva odiare, improntato su una delle più grandi tragedie dell'umanità, il quale offre una preziosa riflessione su questa dolorosa pagina della storia. Quindi lo amo tantissimo e quindi avere la cittadinanza che non l'ho mai avuta dal mio paese dove sono nata, della Corisi non me l'hanno mai data e me l'hanno data più a Zegna, quindi d'ora in poi dirò che sono nata a Zegna. Grazie. Bene, bene, adesso guardiamo un po' chi è questo nome qua. Enrico Peruschi. Il comune di Azegno, il sindaco alla presenza del consiglio comunale con sentimenti di profonda gratitudine conferisce la cittadinanza onoraria al signor Enrico Peruschi in riconoscimento del suo inestimabile contributo nel campo delle arti performative, per il suo impegno nella diffusione della cultura e dei valori etici all'interno della nostra società. Con la sua arte, il signor Peruschi ha significativamente arricchito il tessuto culturale, fornendo un importante contributo alla realizzazione del docufilm 70.072, La bambina che non sapeva odiare, che esplora profondamente una delle più tragiche vicende della storia umana, offrendo una riflessione essenziale e commovente su questi eventi. No, perché tanto si sente là in fondo? Sì. Ah sì? Sì. Che orecchio che avete. Grazie, grazie. Io c'è già Margherita che si è commossa, quindi. No, io veramente sono onorato, onorissimo. Mamma mia. Certo che è la prima volta che mi danno la cittadina, non so neanche se c'ho quella vera. Perché sono un povero uomo sposato, non con Margherita, Margherita è brava a far la moglie di un piscatole perché è una bravissima attrice, non lo spiego per i giovani. Io invece sono sposato davvero con una che va bene, riesco a sopravvivere lo stesso. Capitano, lei è sposato? No, non faccia stupidaggine. No, perché, ecco, prima diceva che noi teniamo allegri, addirittura hanno parlato appunto di drive-in dove è venuto bene come programma, ma ecco l'importanza di stare allegri. Io ero lì, dovevo fare qualcosa, ho chiamato un altro paio, mi hanno messo in piedi un programma e dopo 40 anni se ne parla ancora. I primi nomi che ho fatto era la Margherita, che figura mia moglie. E, è andata a vedere,
mi picchia sempre, mi ha sempre picchiato. E lei si diverte, io un po' meno, perché gli facevano gli scherzi, ve ne faccio uno, ve ne spiego uno. Doveva spiaccicarmi in testa un ananas e gli danno un ananas di gomma piuma. Per cui lei mi chiede, si fanno le prove, no, in televisione, me lo, e dico: Margherita, picchia forte perché è morbido, io per avere la faccia, la reazione del colpo, devo sentirlo, no? E lei: sì, sì, Enrico, ti assicuro, lo pesto forte. Gli autori, Ricci, Greggio, quelli lì, no? Gli sostituiscono l'ananas bello morbido con una noce di cocco vera. E lei, essendo una brava attrice, non guarda per il sottile, prende la noce di cocco e me la frantuma sulla testa. Io ho avuto una reazione, dovevo fare la faccia di uno che prende un colpo in testa, ma sono riuscito bene perché io sono andato proprio con tutto il colpo che ho preso in testa, sono riuscito a dire la battuta finale. Il regista, bravo, tutti applaudire, come hai fatto? E come ho fatto? Era il Beruscaos, andate a vedere, era uno schiavo di una fazenda. Mi tolgo la parrucca, avevo un bernocolo grosso così, e capite che sono riuscito a dire la battuta finale che diceva Aius, che Magnus. Davvero c'è scritto Enrico Beruschi, ma che sindaco, tutti. Che brava gente, grazie. Comune di Ozzegna, il sindaco, alla presenza del Consiglio Comunale, con un sentimento di profonda gratitudine, conferisce la cittadinanza benemerita alla signora Lidia Maximovic, in riconoscimento del coraggio nella memoria, della dignità nella testimonianza, dell'umanità nel raccolto e della fermezza nel pensiero. Con queste qualità, la signora Maximovic dà voce alle vittime dell'Olocausto e onora solennemente la memoria di tutti coloro che furono perseguitati dal nazifascismo. Visto che purtroppo per problemi di salute la signora Lidia non è potuta essere qui, quindi riceve il console della Polonia la cittadinanza onoraria. Grazie mille sindaco, grazie a tutte le autorità, permettetemi adesso di dire alcune parole. È un grande onore per me essere qui e sicuramente personalmente cercherò di portare questo importante documento alla signora Maximovic. Volevo approfittare del fatto che oggi è una giornata molto importante e veramente si sente, come avete detto prima, questo senso di unità. Sono meravigliata dal comportamento dei ragazzi, vi volevo fare tanti complimenti perché siete qui dalle 9:30 a partecipare con grande attenzione a questo evento, quindi complimenti al maestro e complimenti ai ragazzi per la vostra partecipazione. Infatti, siccome siete molto bravi, ho portato per voi anche un piccolo souvenir dalla Polonia che vi lascerò appena finisce questo incontro. Invece volevo anche dire alcune parole a tutti qui presenti, perché Lidia Maximovic è una persona straordinaria. Abbiamo avuto il modo di conoscerla tramite il film,
ma penso che non sia sufficiente per conoscerla abbastanza. È una persona straordinaria, pensate che solamente ha 3 anni di vita. Lidia, da sola, varca la porta dell'inferno, dopo essere catturata con la mamma e altri familiari nei boschi della lontana Bielorussia. Riesce a salvarsi nel campo di concentramento e viene adottata da una famiglia polacca. Questa storia viene riscoperta dagli amici italiani e portata alla luce 3 anni fa, grazie all'eccellente lavoro dello scrittore italiano giornalista Paolo Rodari. È una storia incredibile che merita davvero di essere raccontata, soprattutto a voi giovani, come monito per non dimenticare parole ripetute spesso dalla senatrice Liliana Segre, riconfermate con il gesto del Santo Padre durante l'udienza che baciò il numero tatuato sul braccio della signora Lidia. Grazie quindi alla signora Lidia per la sua straordinaria testimonianza, priva di odio nei confronti dei suoi carnefici. Grazie per il suo esemplare amore per la vita. Io vorrei riconoscere anche il suo legame con la sua patria Polonia, la sua seconda patria, il suo patriottismo che la famiglia polacca ha trasmesso ad una bambina da loro salvata e poi adottata e amata incondizionalmente. Questo è uno dei tanti, tanti esempi di gesti eroici compiuti dai polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, una nazione invasa e oppressa prima dai nazisti e poi purtroppo anche dai comunisti. La Polonia ha il più alto numero dei giusti tra le nazioni, anche se tra tutti i popoli europei i polacchi erano quelli che rischiavano di più per le crudeli disposizioni dell'autorità nazista. Eppure sono oltre 7.000 coloro che salvarono gli ebrei proprio per salvare il mondo. La testimonianza di Lidia Maximovic sottolinea che i bambini sono coloro che maggiormente risentono della guerra. Quindi, ancora una volta, grazie a tutte le persone, le istituzioni che hanno contribuito all'evento odierno, soprattutto l'associazione Memoria Viva. Quando circa 4 anni fa, in mezzo alla pandemia, l'ambasciata polacca a Roma avvia una collaborazione con l'associazione Memoria Viva, il suo presidente onorario, cavaliere di Gran Croce, il senatore Eugenio Bezzelli, ma soprattutto il segretario Roberto Paletti, non avremmo mai immaginato che grazie ai nostri amici italiani avremmo vissuto un susseguirsi di idee e progetti condotti con tanta emozione e amore per la Polonia. Grazie quindi a tutti voi per la missione, per non dimenticare. Grazie ancora. Una piccola questione, perché i bambini hanno qualcosa di figlia da consegnare alla console, allora hanno qualcosa da dare a Lidia, la diamo alla console in modo che possa portare a Lidia. A nome di Quarta e Quinta vi doniamo questa cartolina per Lidia con affetto. Guardateci. Grazie mille, che bella frase, voglio leggerla. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Quindi bella. Scusate, ma Enrico, sì. C'è ancora da firmare però il registro delle cittadinanze onorarie. La croce. Io sono un ragioniere, non è
che so firmare. Vengo lì. Scusate voi, io parlavo con i ragazzi di solito, perché voi mi conoscete per via della televisione. L'altro giorno ho trovato uno che mi dice: ma lei è della televisione? Io della televisione, penso a te, sono una persona seria, non vado in televisione. Dov'è che devo firmare? Guardate come mi fa firmare. No, col cognome prima del nome, non ce l'ho. Ragazzi, guardate che nei documenti ufficiali mettono il cognome prima del nome, perché le macchine, i computer sono delle macchine, mettono il cognome prima del nome, ma le macchine sono anche stupide, eh? Adesso così detto leggermente. In italiano si mette il nome prima del cognome, vero? Bravo. Oh, meno male. Hai anche un'esperienza amministrativa. Hai anche un'esperienza amministrativa. Sì, i primi tempi in Mediaset per Fininvest mi mandavano i contratti con scritto Beruschi Enrico. E io tutte le volte facevo il contrario e poi nota bene in italiano. Ma telefonato l'avvocato delle cose per dirmi: Beruschi ha ragione, ma ho un pacco di contratti già stampati così, me li lasci consumare. Un'altra volta a un'assemblea di una banca ho proposto di licenziare il direttore e tutti quelli sotto perché mettevano firma leggibile. E un'altra cosa che, di cui mi vergogno, tutte le volte cancello e dico: la mia firma è la mia firma, se la volete leggibile ve la scrivo in stampatello, ma non posso farla uno o l'altro. Pensate passare delle ore così con loro. Devo dire che è leggibile. Sarà leggibile, ma è la mia. La mia è ancora più leggibile. Ecco, Margherita sa scrivere, questa è una notizia che potete diffondere ai genitori. Anche la mia legge. Firma la console per voi. Sì, sì, che poi sì. Posso firmare. No, no, già poi. Posso firmare. Sì, poi facciamo la foto tutti. Questo è un numero 14. Sì, un numero porta fortuna. Bello. Sei emozionato? Sei emozionato? Come? Penso meno, ma siamo stati tantissimi. Sergio, guardaci. Guarda. Sergio.